Oggi nell'Aula Tatarella in Parlamento abbiamo incontrato i sindacati della polizia e abbiamo parlato di tante loro problematiche molto complesse che riguardano le loro funzioni e le loro retribuzioni, ma io ho voluto anche mettere l'accento sul problema dei piani di zona, di edilizia agevolata e convenzionata, attraverso i quali i poliziotti, i carabinieri, tutte le forze dell'ordine avrebbero dovuto ottenere degli appartamenti a canoni di locazione più vantaggiosi rispetto al mercato. Così non è stato. A Roma, come in tante altre parti, in realtà poi i costruttori hanno applicato agli inquilini appartenenti alle forze dell'ordine gli stessi affitti che si pagano sul mercato. Questo ovviamente è un grosso problema per persone che ricevono uno stipendio comunque non particolarmente abbondante e oltretutto questi poliziotti, carabinieri, finanzieri e quant'altro riteniamo si sentono anche un po' traditi dallo Stato che ha finanziato dei costruttori per realizzare delle opere che poi potessero essere fruite da loro in maniera vantaggiosa e in realtà invece questo non sta succedendo perché questi poliziotti e carabinieri vengono invece depredati attraverso un canone che è assolutamente non agevolato.